Boscovat annacamento. È incredibile a volte cosa può fare il nostro cervello. È un insieme di idee che tutto a un tratto escono fuori. Momenti persi, sguardi nel vuoto, ci incoraggiano a studiare il nostro passato per capire cosa ci riserva il presente. Proprio quest'ultimo è il nostro futuro, che ci fa vivere i nostri sbagli. Sbagli che però saranno visibili solo domani. È forse questo il concetto di vita? Non importa, lo scopriremo. Ma oggi fammi indossare approssimativamente un odore che mi ricorderà gli sbagli passati. Toscovat, annacamento. Ebbene ragazzi, questa è tutta l'ispirazione descritta in poche righe in Toscovat, annacamento. La nuova fragranza, piaciona, senza esserlo per forza, così l'ho descritta io, di Toscovat. Però così è molto superficiale. Dietro a questa fragranza, ma soprattutto dietro a questo brand, c'è tantissimo da dire. Ci sono tanti fattori, fattori di rabbia, fattori di malinconia. Il naso, David Levegipa, descrive tutte le sue sensazioni di vita, tutti i suoi sforzi, tutte le sue malinconie, tutta la sua rabbia nelle sue fragranze. Io le provo, le studio da tantissimi mesi e vi assicuro ragazzi che non sono assolutamente fragranze per tutti. Prima di indossare un suo profumo bisogna immedesimarsi in lui, cercare di capire la storia che c'è dietro, trasportarvi appunto nella sua mente e poi provare ad indossare la fragranza. Perché dietro ad ogni sua creazione, dentro a ogni suo nettare, beh, c'è una storia della sua vita. E questo, ragazzi, non è assolutamente una cosa scontata, non è assolutamente una cosa che crediamo in ogni profumo. È qua la vera artisticità, se vogliamo, della fragranza. E quindi, oggi vi parlo di annacamento e un po' del brand Toscovat. La prima, ragazzi, ovviamente, sigla. Ebbene ragazzi, ma prima di proseguire con lui, mi raccomando, un'iscrizione al canale sempre ben gradita e poi un like, un commento costruttivo, io l'aspetto sempre. Ma ora ragazzi, partiamo subito perché parlare di un Toscovat non è assolutamente facile. Bisogna entrare nella testa del creatore, appunto, del naso. Toscovat infatti è un brand che non ne parla quasi nessuno perché le sue fragranze sono veramente la nicchia della nicchia. Ma quindi, annacamento che cos'è? Beh, annacamento, come vi ho già detto, è un piacione estivo, ma senza esserlo per forza. Ha voluto ammorbidire una sua fragranza creando qualcosa di diverso, ma allo stesso tempo estivo, verde, però veramente tanto mistico. È una fragranza sognante, non assolutamente facilissima da portare anch'essa, però che vi assicuro è veramente, veramente ben riuscita. Ma partiamo subito dal nome. E da cosa, se no? Beh, in queste fragranze bisogna studiare ogni minimo dettaglio. E il nome, annacamento, questa parola sicula, che vuol dire massimo movimento senza minimo sforzo. Un po' come cullare un bambino, un po' come quando vediamo una donna per strada che, diciamo, si atteggia con delle movenze un po' particolari. I siciliani dicono, scusate la pronuncia, tale come s'annaca. Beh, ecco, questa è la fragranza un pochino che ha voluto ricreare David. Massimo movimento senza minimo sforzo. Un po' come Toscovat ha un concetto veramente particolare come nome. Tosca, ovvero nostalgia, non traducibile. Ma quindi ragazzi, partiamo subito da questa bellissima fragranza. Ve la potrei raccontare in tantissime sfaccettature, ma ve la voglio descrivere un po' così. Immaginate di essere in Sicilia, ma non nella Sicilia turistica, quella che conosciamo un po' tutti grazie a video e foto, o semplicemente ci siamo stati per vacanza. No, questa fragranza vi trasporta all'interno, dove appunto troviamo la zona verde, rurale, se vogliamo, la zona poco esplorata dai turisti. Dove ci sono gli antichi casari, appunto, che fanno la ricotta fresca. Questi ultimi appunto che creano ancora le cose come una volta, a livello di genuinità, questa fragranza mi trasporta proprio in quei posti. È verde, è mistica, parte proprio da qui, dalla Sicilia, dal sud Italia. Grazie appunto agli agrumi, ai fichi d'India
è questo particolare, diciamo, di ricotta che si sente subito all'apertura. Ebbene, non è assolutamente la nota predominante, però se ci facciamo caso troviamo questa leggera ricotta veramente interessante. Stiamo parlando di una ricotta normale, naturale, che viene profumata da appunto questi agrumi. E poi proseguiamo sempre in Sicilia grazie a questo finocchietto marino, che sporca leggermente la fragranza, la rende un po' più verde. Ed è per questo che nel complesso ricorda molto quest'isola. E poi ragazzi prosegue con i suoi odori, tagliando per tutto il Tirreno, il Mar Ligure e arrivando in Francia. La Francia, sì, dove appunto troviamo la crêpe Suzette. Una crêpe scaldata da un soffice burro, l'arancia, e beh, fatta a flambè con del rum. Quest'ultimo lo troviamo proprio nelle note di annacamento. Non lo troviamo su pelle stanzando la fragranza, o meglio, io non lo sento particolarmente. Però se conosciamo la piramide olfattiva e appunto ci concentriamo su ciò che sentiamo, troviamo un viaggio interessantissimo e diciamo che il rum, se vogliamo, anche con la nostra immaginazione, lo sentiamo. Stiamo parlando sempre di Toscova, un profumo che vuole creare un insieme di immagini, una sorta di video nostalgico. E beh, annacamento ragazzi è proprio questo. Nostalgia di estati perdute, nostalgia appunto di amori mai nati. Beh, cosa dire, è bellissimo tutto il contorno che c'è dietro e la fragranza, se viene raccontata e allo stesso tempo stanzata, vi fa fare un viaggio veramente incredibile. Non stiamo parlando di una fragranza difficilissima da capire, per esempio come Generation Godard oppure In Exclusive Evil. Beh, queste sono fragranze molto molto più complesse, dove si sente una rabbia, dove si sente appunto, nel caso di Generation Godard, dei ricordi infantili. Qua no, si creano ricordi legati appunto a una vita che non c'è più, la vita adolescenziale, interessantissimo come David le ha voluti portare a noi. Una fragranza, soprattutto quelle di Toscovat, oltre ad essere snasate, bisogna veramente leggerle. Ed è questo ragazzi che mi viene in mente quando appunto io sento parlare di fragranze artistiche. Per me è questa l'arte, ovvero un artista che vuole creare qualcosa anche legato a momenti che non esistono più, appunto gli sbagli passati, come si poteva agire in quel momento. Ebbene, Toscovat, ripeto, è tutto questo. E ora parliamo dell'ultima parte di questa fragranza. Lasciamo la razionalità e parliamo per un attimo di mitologia, dove appunto Orfeo si incamminò negli abissi con Euridice. Vi ho raccontato di un amore ormai perduto. Ebbene, l'amore che perse Orfeo quando appunto la sua mano si staccò da quella di Euridice. Qua si parla appunto di nostalgia, la polvere di Driade. Le Driadi ragazzi sono delle figure mitologiche sempre greche. Beh, sono state, diciamo, ispirate da David come se fosse appunto un pochino un luccichio al chiar di luna. Vogliamo raccontarlo come tipo dei pollini oppure semplicemente lo zucchero che troviamo sulla crêpe. Beh ragazzi, qua stiamo parlando di mitologia ed è veramente interessantissimo il trasporto mentale che può avere una fragranza ispirata appunto a tantissimi fattori. Nell'insieme è veramente incredibile, è molto bello appunto da raccontare. Toscovat Annacamento è una fragranza molto difficile da spiegare, nel complesso veramente interessantissima, perché parliamo appunto di fonti ispirate appunto alla Sicilia fino ad arrivare alle crêpe Suzette e poi parlando di diverse mitologie greche. Ma adesso ragazzi parliamo della parte più razionale della fragranza, ovvero come sta addosso. Beh, l'apertura io la trovo molto agrumata, ma allo stesso tempo verde. L'agrumato scema quasi subito, dopo circa mezz'ora per intenderci. Rimane questa ricotta addolcita da questa crêpe, questo zuccherino. E per questo ragazzi che vi ho detto che è un profumo piacione, ma senza esserlo per forza. Perché è un profumo che può piacere, sì, però ovviamente non è per tutti. Fino ad arrivare appunto al dry down. Nel dry down io lo sento sempre molto verde. La ricotta con questa crêpe mi accompagna, diciamo, per le 2-3 ore della fragranza. È il primo Toscovat e de Parfum, gli altri sono tutti estratti. Se vogliamo è un pochino più leggerino, ovviamente costa anche meno,
Però ragazzi, vi posso garantire che questa fragranza è interessantissima. L'ho trovata solamente un pochino più leggera, non mi ha fatto tantissime ore su pelle. Per quanto riguarda le performance di annacamento, calcolando che adesso ci sono veramente giornate calde, giornate torride, tutte le fragranze tendenzialmente durano meno, lui mi ha fatto circa 3 ore. Ok, è leggermente più leggero, però vi assicuro che su pelle è veramente portabilissimo. Quando lo indosso, ragazzi, è veramente un piacere sentirlo. E poi ci sono le boccette di Toscovat, cosa che io adoro. Con questo tappo interessantissimo e con questo vaporizzatore che vaporizza molto bene, con eleganza. Non ti getta la fragranza su pelle con irruenza, però ve la vaporizza molto molto bene. E mi piace anche questo dettaglio delle fragranze. Il tappo con quest'uomo appunto che cammina sopra, interessantissimo. E beh, è diciamo fatto in forma di bullone se vogliamo, no? Ed è molto anche pesante, quindi posso anche per dire prendere la boccettina da tappo che non succede niente, ovviamente non è una chiusura come gli DS Durga, però ragazzi io sono una persona che guarda questi dettagli, mi piacciono veramente tanto, perché ritengo che quando compriamo una fragranza di nicchia, questi particolari se ci sono, ovviamente non comporta nulla a livello di odore della fragranza, però se ci sono, secondo me rendono il tutto molto molto più interessante. Ebbene, per concludere, l'attenzione al dettaglio quando c'è è qualcosa di favoloso. Adesso ragazzi parliamo di prezzi. I formati sono due, 30 e 60 ml. Il 30 ml è stato introdotto diciamo da qualche mese nella linea Toscovat e lui è il primo ed è profumo. 30 ml 99 euro, 60 ml 159 euro. Ricordiamoci sempre ragazzi che non stiamo parlando solo di una fragranza, ma stiamo parlando di tutto ciò che c'è dietro. Ci deve colpire la storia, oltre che ovviamente la profumazione. Ma io vi lascio ragazzi tutto in descrizione. Ve lo dico anche in questo video, ma ve lo dirò in ogni video. Non fate assolutamente un blind buy, soprattutto su una fragranza del genere. Ripeto ragazzi, sentiteli prima su pelle, perché sono profumi complessi da capire. Leggete magari la storia, adesso un pochino la sapete grazie a questo video, ed è stato molto, credetemi, complesso farlo. E quindi ragazzi, cosa dire? Un'iscrizione me la merito, dai. E quindi noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Come vi ho già detto, io non vado assolutamente in vacanza, vi porterò un video alla settimana. E poi ragazzi, commentate qua sotto, fatemi sapere se avete provato anche voi annacamento. Fatemi sapere perché sono curioso anche dei vostri commenti. E poi ragazzi, un like, una condivisione. E noi ragazzi ci rivediamo al prossimo video. Intanto vi lascio un saluto annaccato. Si dice annacato? No, sicuramente no. Scusate amici siciliani, un saluto profumato.